un'attenzione particolare alla famiglia fondata sul matrimonio, ai giovani e alle nuove vocazioni. Su questi temi si è soffermato Papa Francesco nel discorso ai presuli della Polonia in visita ad Limina. Dopo il saluto dell'arcivescovo Józef Michalik, presidente della conferenza episcopale polacca, il pontefice ha consegnato il testo in cui ha sottolineato come il matrimonio oggi sia spesso considerato una forma di gratificazione affettiva che può costituirsi e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Purtroppo, ha aggiunto, questa visione porta ad una facilità nel ricorso al divorzio o alla separazione. Monsignor Michalik. Da anni abbiamo stabilito 6 mesi di preparazione al matrimonio oppure un certo numero delle conferenze, degli incontri che può essere condensato più intenso. Ma questo non basta perché l'esempio dei genitori, se i genitori sono divorziati, dopo i bambini anche non hanno questo tipo di esempio, di campione, di un matrimonio felice. Credono che si può vivere a prova, che l'amore è una cosa passeggera. Invece l'amore è una cosa che è sempre stabile, permanente, che si dovrebbe approfondire sempre di più fino all'infinito. Bisogna portare proprio anche l'esempio e indirizzare sulla strada giusta. Il Papa ha constatato che la Chiesa in Polonia ha grandi potenzialità di fede, ma si riscontra anche una certa flessione in diversi aspetti della vita cristiana. La Chiesa non può essere contenta, soddisfatta se la gente soffre. E la gente soffre disoccupazione, la gente soffre la mancanza del senso di vita. Uno dei segni gravi della società e della Chiesa in Polonia è il calo demografico. Stiamo per morire, la Polonia si sta spopolando. Un impegno verso la società, quello dell'Episcopato della Terra di Karol Wojtyła, che si intensifica a 25 anni dalla fine del regime comunista in vista del prossimo sinodo sulla famiglia e dell'incontro mondiale della gioventù a Cracovia nel 2016 e alla vigilia della canonizzazione del beato Giovanni Paolo II. Penso che l'insegnamento e la persona di Papa Giovanni Paolo II non è sparita in Polonia, ma sono contento di vedere che anche in Italia, a Roma, in qualsiasi posto si va, ha lasciato la sua impronta e c'è presente. Ci rivolgiamo al suo pensiero, ci rivolgiamo al suo anche stile di vita. Poter avere questi santi fra noi, l'abbiamo toccato, abbiamo vissuto accanto di lui, accanto di tanti santi. Vuol dire la santità anche oggi è possibile.